Giorno della memoria, 8 medaglie d'onore al ricordo dei reduci dei lager. Tamponi nelle scuole, si parte domani al Marconi, Cecchi e Mengaroni. Coronavirus, lieve rialzo dei contagi, ma riapre cardiologia a Urbino. Da boscaiolo a poeta, conosciamo lo scrittore Stefano Gentili. Buonasera, siete su Rossini TV e questo è il nostro telegiornale, il consueto appuntamento con l'informazione che arriva tutte le sere alle 19.40 in questa prima edizione e poi viene replicato alle 20.40. Apertura del nostro telegiornale dedicata questa sera al significato della data di oggi, 27 gennaio, giorno della memoria, giorno dell'incancellabile ricordo dell'Olocausto. Anche se in forma limitata dalle restrizioni appunto della pandemia, la città di Pesaro ha celebrato questa giornata ricordando le storie di alcuni dei suoi conterranei deportati nei campi di concentramento. 27 gennaio 2021, giorno della memoria. 76 anni dopo l'abbattimento dei cancelli di Auschwitz da parte dell'esercito sovietico, il mondo apre gli occhi sugli orrori della Shoah e dei campi di sterminio e decide di non dimenticare. E non dimentica Pesaro che, nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, ha celebrato anche questa mattina la ricorrenza. Tante iniziative nelle scuole, soprattutto con testimonianze online, sull'onda del momento della didattica a distanza. In presenza, ma in forma ridotta, quella istituzionale nel Salone Metaurense della Prefettura. Qui sono stati premiati 8 discendenti di militari nati o vissuti nella provincia di Pesaro Urbino e deportati nei lager durante la Seconda Guerra Mondiale. Drammi e storie differenti, tutti accomunati dalla necessità di non dimenticare. Una necessità ribadita oggi dal raccoglimento degli amministratori del territorio, delle autorità militari e delle voci del mondo scolastico riunite dal prefetto Vittorio Lapolla. Avevamo veramente il desiderio di poter onorare adeguatamente alcune persone, sono i militari deportati dopo l'8 settembre del 43 nei campi di concentramento nazisti. Avevamo 8 cittadini di questa provincia che, come è stato anche ampiamente detto, hanno fatto anche una scelta di campo, rifiutando quindi di aderire alla Repubblica Sociale, di aderire al nazismo e alla parte sbagliata della storia e di quindi sacrificare in molti casi anche le loro vite. Ovviamente è una cerimonia che a noi serve anche per onorare tutte le vittime di quella che è stata la più grande tragedia della storia dell'umanità e ancora di più per poter preservare e tramandare la memoria, il ricordo e anche la conoscenza di quell'epoca alle nuove generazioni. Insomma, il grande messaggio è quello che è stato oltretutto ribadito anche recentemente dalla senatrice Segre: non abbassare la guardia rispetto a fenomeni, rispetto a quel virus a cui pure è stato fatto cenno, che è il virus della discriminazione, della intolleranza, del razzismo, il virus delle parole d'odio, il virus dell'indifferenza. Contro questo virus dobbiamo, che è altrettanto insidioso e subdolo come quello che purtroppo sta condizionando le nostre vite in questo periodo, contro questo virus dobbiamo veramente tenere alta, altissima la guardia.
Le note degli studenti del liceo scientifico musicale Marconi hanno accompagnato la commossa premiazione di figli e nipoti dei militari con consegne di medaglie d'onore recapitate dai sindaci di Pesaro, Fano, Urbino, Gradara e Mondavio alla memoria di Lazzaro Benvenuti, Luigi Foschi, Giuseppe Miccoli, Arduino Martinelli, Leandro Benini, Tommaso Fabriani, Angelo Albertini e Attilio Montesi. Mio padre Leandro si trovava a Spalato, quindi nell'ex Jugoslavia, e quando l'8 settembre ha dovuto fare questa scelta così difficile e ha scelto, diciamo, di stare dalla parte giusta, cioè di non combattere con il nazifascismo, sapendo che sarebbe stato deportato, come è stato, in due campi di concentramento in Germania. È stato 2 anni durissimi, soprattutto per la fame, il freddo. Però poi ha voluto sottolineare, ecco, questa scelta che per lui è stata veramente importante. Non ce ne ha quasi mai parlato, ci ha raccontato poche cose e solo recentemente, posso dire, ci siamo resi conto di quanto sia stata importante questa scelta sua e di altri 600.000 italiani che hanno avuto questo coraggio, togliendo quindi all'esercito nazifascista la possibilità di continuare la guerra, ed è stato uno dei contributi maggiori alla liberazione del nazifascismo e alla fine della guerra. Lui è morto nel 1944, io avevo appena 3-4 anni e i ricordi sono di quelli che sono venuti dopo, però il problema grosso è che lui è venuto da mia sorella, che era appena nata, e è dovuto ripartire perché molti si sono imboscati e sono ancora vivi. E lui, mio padre, è voluto tornare lì e subito mandati in Albania, e lì fatto prigioniero è andato in Germania, e arrivederci. Sono qui a ritirare la medaglia in onore del papà che è stato deportato in Germania. L'emozione è tanta, però era doveroso partecipare a questo evento anche per trasmetterlo ai ragazzi, ai nipoti e a quant'altro. Un evento così non deve più succedere. Dopo giorni di preparativi e tante polemiche, si parte con i tamponi nelle scuole superiori pesaresi. Uno screening per un ritorno alla didattica in presenza in sicurezza che partirà proprio domani e che è stato presentato questa mattina in conferenza stampa. A 3 giorni dalla ripresa della didattica in presenza al 50% negli istituti superiori, il 4° giorno prevede che si andrà a scuola ancor più in sicurezza. A Pesaro scatta infatti l'operazione Scuole Sicure. 4 giorni, 4 istituti, migliaia di tamponi da effettuare agli studenti che desiderano sottoporsi al test gratuito rinofaringeo. Un'iniziativa presentata oggi nella sala del Consiglio Comunale, nella quale l'assessore con delega alla salute Mila Della Dora ha illustrato i dettagli organizzativi che vedranno coinvolte 367 classi di studenti. Si parte domani, il 28 di gennaio. I 3 siti dove sarà possibile effettuare lo screening sono il Cecchi, il campus scolastico e il Mengaroni. E poi nel pomeriggio del 28 di gennaio ci sarà la possibilità di fare lo screening anche per il personale docente e il personale ATA, con orario 14:30-18:30, quindi al mattino esclusivamente gli studenti, il pomeriggio personale docente e personale ATA. Nella giornata del 29 di gennaio gli screening saranno al campus scolastico, Mengaroni e Santa Marta. Questo è per il primo 50% che rientrerà in classe. Per il secondo 50% è prevista la stessa modalità nelle giornate del 2 e 3 di febbraio. Quindi tutti i ragazzi potranno partecipare, il mio augurio è che l'adesione sia alta. Serve un grande senso di responsabilità, grande senso civico. Abbiamo visto insomma in questo anno quello che è stato l'evoluzione della pandemia. Tanti morti, troppi morti, tante persone vicino a noi. Quindi faccio un appello alla sensibilità dei nostri giovani cari studenti. Pensiamo anche alle tante persone che sono impegnate in prima linea come medici e sanitari, che oltre un anno che stanno cercando di curare e tamponare questa grave situazione sanitaria. Al fianco del comune, Massimo Sierra, in rappresentanza dell'AIL che seguirà la procedura custodendo i dati sensibili degli studenti, Stefano Palma della Croce Rossa che presiderà i 4 siti di screening e Luca Pieri, presidente di un'ASPES che ha fornito al comune migliaia di tamponi.
Abbiamo già consegnato questa mattina attraverso il magazzino delle farmacie comunali i 4.500 tamponi della prima tranche. Sono tamponi che sono autorizzati dall'Istituto Superiore di Sanità, proprio per, sono nell'elenco che è stato diffuso dal Ministero per poter effettuare questi test rapidi. Già li utilizziamo nelle farmacie che come gruppo gestiamo in Emilia-Romagna. E come i comuni chiamano, noi prestiamo servizio per conto loro, ci siamo messi a disposizione e abbiamo fatto in maniera efficace ed efficiente questa fornitura, assieme ai dispositivi di protezione individuale che il personale volontario di AIL e di Croce Rossa utilizzerà nelle operazioni di screening. Dopo settimane di frenate più politiche che tecniche, Matteo Ricci vede dunque la partenza del suo progetto di tracciamento sanitario, invita gli studenti a partecipare numerosi e invita pure la Regione a ripensare a un secondo screening condiviso nei mesi a seguire. Speriamo che aderiscano in tanti perché è un'operazione che renderà il rientro a scuola più sicuro. I trasporti sono stati riorganizzati, la presenza al 50% consente un miglior utilizzo degli spazi scolastici, però questo screening di massa con i tamponi veloci consentirà di individuare i ragazzi asintomatici e di evitare che questi possano poi contagiare inconsapevolmente i propri compagni di classe e magari le loro famiglie. Quindi invito davvero a partecipare, è gratuito, è velocissimo, è facilissimo, in pochi minuti si riesce a fare, si fa durante l'orario scolastico a scuola, muovendosi a piedi, senza necessità di spostamenti o di trasporti, e quindi insomma invito tutti a cogliere davvero al massimo questa opportunità. Giornate, ne abbiamo detto più volte, di polemiche, di amarezze per quella che è stata la gestione che poteva essere, non è stata, con la Regione Marche. Non è detto che in una seconda fotografia che può essere opportuna in questo tipo di screening si riesca a riallacciare un po' questo tipo di rapporti. Sì, tristezza è la parola giusta, perché non si può tra istituzioni non collaborare, soprattutto la Regione che doveva e poteva farlo autonomamente per tutti i marchigiani, perché ha il personale, perché ha i tamponi a disposizione, oltre 600.000 in magazzino non utilizzati, e non solo non l'ha fatto, ma non ha neanche collaborato. Adesso addirittura prova a ostacolarlo con un atteggiamento di minaccia davvero ridicolo. Quindi non capisco perché si continui a fare polemica su un'operazione di buonsenso che ha avuto riscontro di grande positività da parte di tutto il mondo della scuola, iniziare dai presidi. Spero che dopo questo esperimento la Regione torni sui suoi passi e decida di fare lo screening periodico a tutti gli studenti delle Marche, perché i tamponi a disposizione ce li hanno, il personale si può organizzare, e perché credo che tutti gli studenti marchigiani possano avere la sicurezza di andare a scuola che hanno quelli che studiano a Pesaro. Ed ora lo spazio dedicato agli aggiornamenti del coronavirus, rialzo di contagi da Covid-19 nella Regione Marche rispetto agli ultimi due giorni. I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 466, di cui 98 in provincia di Pesaro Urbino. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5.452 tamponi, di cui 3.301 nel percorso nuove diagnosi, con un rapporto tamponi positivi salito dall'11 al 14%. Nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 15 decessi di marchigiani contagiati da Covid-19. Arrivano delle buone notizie invece da Urbino, dove all'ospedale è stato riaperto oggi il reparto di cardiologia dopo il focolaio di Covid che aveva coinvolto 21 operatori sanitari. Dopo tre settimane sono terminati i periodi di quarantena e ritorna a regime il reparto evacuato a inizio gennaio. Tutta l'Italia osserva con tanta attenzione l'evolversi dell'attuale crisi di governo. Nella prossima intervista ascoltiamo Matteo Ricci, sindaco di Pesaro ed esponente del Partito Democratico, che si espone per un governo che mantenga Giuseppe Conte al timone. È una crisi assurda, surreale, lontana anni luce dalla realtà, che è fatta di scuole, di tamponi, di vaccini, di crisi economica, di difficoltà delle categorie. Quindi una crisi inspiegabile, aperta in maniera irresponsabile da parte di Italia Viva, e adesso speriamo che un Conte Ter possa ripartire con un progetto e una coalizione europeista in grado di arrivare alla fine del mandato. Io credo che non ci siano alternative a Conte, perché comunque Conte non solo in questo momento ha la fiducia del politico italiano che ha maggiore fiducia da parte degli italiani,
ma perché è sostenuto comunque da 5 Stelle, da PD, da LeU, da un gruppo di responsabili, quindi non vedo in questo momento in Parlamento altre persone che possano avere una maggioranza più larga. Quindi spero che davvero un Conte Ter si possa fare, che si chiuda questa maledetta crisi incredibile e incomprensibile e si possa ritornare a programmare, a lavorare sui tanti dossier aperti, perché siamo davvero in un momento emergenziale sia dal punto di vista sanitario che dal punto di vista economico. Ed ora torniamo a parlare di regione, perché compie esattamente 100 giorni la giunta regionale presieduta da Francesco Acquaroli, il governatore delle Marche, e tutti gli assessori si sono ritrovati oggi a Palazzo Raffaello per tracciare un primo bilancio delle azioni intraprese in questi 3 mesi, soprattutto nella lotta alla pandemia. Valutazioni anche sulle prossime azioni, a cominciare dal rientro delle Marche in zona gialla, che Acquaroli ha caldeggiato con una lettera al ministro della Salute Roberto Speranza, enfatizzando come da novembre le Marche mantengano il tasso RT costantemente inferiore a 1. E sono tanti gli argomenti che ci sono sul tavolo della regione, tra questi sicuramente la ferrovia e la ciclopedonale Fano Urbino, un progetto molto caldeggiato dal consigliere regionale Andrea Biancani, che vede ostacoli più politici che tecnici. In queste settimane ho presentato un'ulteriore interrogazione in Consiglio regionale, dove chiedo all'attuale giunta regionale che intenzioni abbia rispetto al progetto della ciclopedonale lungo l'ex ferrovia Fanurbino. Ricordo che noi avevamo finanziato l'intervento con 4 milioni e mezzo di euro, avevamo già individuato il progettista che aveva presentato il progetto, lo studio di fattibilità, ed era già stata convocata la conferenza dei servizi. All'interno della conferenza dei servizi ci sono stati pareri positivi degli enti, soprattutto importante il parere positivo di RFI, che ha dichiarato compatibile il percorso ciclopedonale affiancato a 1,5 metri degli attuali binari con la possibilità di ripristinare un treno, una ferrovia di tipo turistico. Il Ministero aveva invece dato 2 pareri, ma di tipo burocratico, completamente superabili, tecnici, negativi. Aveva chiesto ad Autostrade di modificare un decreto nel quale aveva erroneamente espropriato una particella di RFI assegnandola al comune di Fano. Autostrade proprio in questi giorni ha fatto un decreto di rettifica dove riassegna la particella, che è poi di 280 metri quadri, dal comune di Fano ad RFI. Quindi il primo parere, il problema tecnico, è superato proprio in questi giorni. L'altra osservazione del Ministero era legata al fatto che per poter realizzare questo percorso ciclopedonale, nel tratto in cui passa sotto all'attuale autostrada, quindi non sottopasso autostradale, era necessario richiedere una concessione. Quindi nel momento in cui si richiede una concessione, anche questo parere diventa positivo. Quindi oggi non ci sono problemi di natura tecnica che richiedono una modifica del progetto. L'attuale giunta regionale ha invece deciso di modificare il progetto, dando, come dire, una responsabilità di tipo tecnico, in realtà il problema tecnico è già superato, prevedendo il progetto non più a 1,5 metri ma a 5 metri dall'attuale binario. Questo potrebbe sembrare una cosa di poco conto, in realtà non è di poco conto, perché passare a 5 metri dall'attuale binario significa dover fare gli espropri lungo tutto l'intero tracciato, provocando da una parte un aumento dei tempi, non solo per gli espropri ma anche perché il progetto occorre rifarlo completamente, ma anche un aumento e soprattutto un aumento dei costi. Io ritengo che il progetto che avevamo individuato è il progetto migliore, perché tiene insieme un percorso ciclopedonale con la possibilità di ripristinare la ferrovia turistica oppure di realizzare una metropolitana in superficie, con la possibilità di utilizzare i 4 milioni e mezzo di euro che abbiamo stanziato in tempi rapidi. Se noi andiamo avanti col progetto che avevamo pensato, che è già arrivato uno studio di fattibilità, vorrebbe dire entro qualche mese definire il progetto esecutivo e al massimo entro i primi mesi del 2022 a partire con i lavori. Io ritengo che questa sia un'infrastruttura strategica per il rilancio del territorio, provinciale ma anche regionale, ma soprattutto una grande opportunità per tutti i cittadini che vivono lungo la vallata.
Attraverso un comunicato stampa arrivato proprio oggi in redazione, Pierpaolo Frega, segretario provinciale del sindacato di polizia SILP CGL, invita la politica del territorio a riflettere sull'area dismessa di Villa Marina in Viale Trieste come destinazione possibile per la nuova questura che da anni si intende realizzare a Pesaro. Frega rilancia una proposta cavalcata da anni che, dopo l'ennesima asta andata deserta per Villa Marina, ha portato l'area a prezzi molto appetibili. Per Frega si tratta di un luogo dalla logistica ideale per coinvolgere le forze di polizia in un'area centrale della città. L'Assemblea Generale di Federalberghi, riunita oggi in seduta straordinaria, ha approvato una petizione rivolta al Premier Conte e dai ministri Franceschini, Gualtieri e Patuanelli per sollecitare il governo italiano a intervenire con urgenza a tutela delle imprese e dei lavoratori del turismo prima che sia troppo tardi. Fra i firmatari Luciano Cecchini, presidente provinciale di Federalberghi, che invoca ristori che ristabiliscano equità per l'anno 2020, esonero delle imposte 2021, sgravi contributivi e sostegno ai pagamenti dei canoni di locazione. A Fano l'ex vice sindaco Stefano Marchegiani, attuale consigliere di maggioranza, diventa stretto collaboratore del sindaco Massimo Seri. Il primo cittadino ha affidato infatti a Marchegiani le deleghe su progetti culturali come la valorizzazione del Teatro Romano, la fabbrica del Carnevale e le indagini sulla zona archeologica sottostante Piazza 20 Settembre. Ed ora una comunicazione da parte di Marche Multiservizi. Infatti si avverte la cittadinanza di Vallefoglia che verranno effettuati dei lavori di pulizia periodica del serbatoio per acqua potabile a Colbordolo. Si segnala che l'intervento comporterà un'interruzione dell'erogazione dell'acqua o cali di pressione e portata. Nella giornata di domani 28 gennaio, dalle ore 8.30 alle 14 nella zona industriale di Talacchio. Ed ora chiudiamo il nostro telegiornale dando spazio a una produzione letteraria che avviene proprio nel nostro territorio. Si chiama Volti di donna, il libro di poesie realizzato a fine 2020 da Stefano Gentili. La particolarità di questo volume è il fatto che a scriverlo è un boscaiolo di Lamoli, di Borgo Pace, che ha scoperto un'inattesa vena poetica. Allora conosciamo chi è Stefano Gentili. Sono dei ritratti in versi della donna, dell'animo femminile, in primis. Varie figure di donne, dalla lavoratrice al questore di polizia, al sindaco, alla dottoressa, che vanno a formare, come ha detto la mia prefattrice, un puzzle armonico. Quindi la mia è un'ambizione, forse più un desiderio, ecco, sarebbe un po' una velleità pensare di penetrare l'animo femminile, specialmente da parte di un uomo, anche se questo può essere interessante naturalmente. Quindi, in primis, poi naturalmente c'è una denuncia sociale perché ancora la donna è costretta ad adeguarsi, a subire una cultura patriarcale, no? Questo retaggio che c'è da secoli. E ancora, nonostante le lotte, nonostante le conquiste, però ancora la donna è soggiogata da questa cultura fortemente patriarcale che comunque gli toglie voce, gli toglie diritti. E questa cosa deve essere superata perché una civiltà che non rispetta la donna non ha futuro, come ha detto anche Papa Francesco. E questo mio libro vuole sensibilizzare l'uomo, ecco, la parte maschile della nostra società, la vuole spingere a rispettare la donna, a guardarla nella sua interezza, nella bellezza che ha, no? Perché ha una sensibilità sicuramente superiore, non a caso è madre, quindi non è poco. Infatti, tra l'altro, a parentesi, la mia silloge è indirizzata alla madre, a mia madre, c'è anche una poesia molto intensa dedicata a lei. Vorrei creare un ponte, ecco, tra l'uomo e la donna, di riscoprirsi, di ritrovare le cose che hanno in comune, no? Invece di dividersi in generi.
di rincontrarsi. Questo vuole essere, forse un po' pretenzioso, però insomma nel mio piccolo vuole essere questo libro. E allora grazie e complimenti a Stefano Gentili. Io in chiusura di telegiornale voglio ricordarvi il nostro numero per le segnalazioni, perché questo numero è efficace, potete salvarlo non solo per segnalare le cose che non funzionano nel nostro territorio o che devono essere risolte, ma anche per proporre delle, o segnalarci delle vostre iniziative. Quindi fatelo, utilizzatelo, salvatelo nel vostro cellulare per contattare appunto la redazione di Rossini TV. Abbiamo iniziato il telegiornale di questa sera parlando della giornata della memoria e noi vogliamo chiudere la giornata di oggi, la programmazione su Rossini TV, con un video che è un racconto che è stato appunto voluto fortemente dal Consiglio regionale appunto della Regione Marche, dove ci saranno attimi di testimonianze intense e anche di spettacolo. Quindi giorno della memoria, 27 gennaio 2021, questa sera alle ore 21:15 su Rossini TV. Non perdetevi e soprattutto mai dimenticare quello che è stato. E vi ricordiamo chiaramente il nostro appuntamento, domani infatti torna la consueta rassegna stampa, la lettura dei quotidiani locali con i titoli più importanti del giorno, in diretta sia TV che Facebook alle 7:20. E allora ci vediamo domani mattina, prendiamo il caffè assieme in questa nuova puntata della rassegna stampa, vi aspetto alle 7:20, intanto vi auguro buona serata e vi lascio in compagnia del meteo.